Allora, come dicevamo nell'introduzione, la giornata di oggi ci serve ad approfondire la conoscenza di quella che è la prima grande partizione in cui potremmo idealmente dividere Kermit. E il Kermit è composto fondamentalmente da due grandi sezioni. Una che abbiamo definito portale, che è oggetto appunto della giornata formativa di oggi. E un'altra che abbiamo definito gestionale, che è invece oggetto del secondo modulo di formazione. Allora, praticamente la sezione che abbiamo definito portale è quella che contiene tutta una serie di funzioni di servizio che praticamente sono indispensabili e sono una precondizione per operare nella sezione gestionale, che è appunto oggetto del secondo modulo. La sezione gestionale di cui tratteremo non oggi è quella che contiene fondamentalmente i dati degli impianti e offre la possibilità di trasmettere a catasto la modulistica prevista dalla normativa, IRCE, la DAM, la DFM, eccetera. E per poter operare sulla parte gestionale è indispensabile appunto che le persone che in amministrazione che in ditta si occupano di amministrazione e segreteria, quindi rappresentante legale, personale di segreteria, operino su questa sezione del portale. E quindi la sezione di cui ci occupiamo oggi è di interesse fondamentalmente per chi in ditta si occupa di amministrazione e segreteria e per il rappresentante legale. Gli argomenti che tratteremo sono quelli che vedete, quindi parleremo di come ci si registra in Kermit come ditta, di come si gestiscono e registrano i tecnici e gli strumenti e poi vedremo come si può operare per l'acquisto dei segni identificativi. E diciamo che partiamo subito da quella che è fondamentalmente la porta d'accesso al Kermit. Allora, l'indirizzo del Kermit è quello che vedete cerchiato in rosso, quindi portale trattino intermedio kermit.regione.marche.it e lo potete sia chiaramente digitare direttamente che trovare però sempre anche in una pagina del sito della Regione Marche, regione.marche.it, che ha una sezione proprio dedicata agli impianti termici. E come vedremo tra poco, c'è una sorta di interrelazione tra quella che è appunto la pagina del sito regionale dedicata agli impianti termici e il Kermit. Allora, vado subito a entrare nel sito regionale per mostrarvi appunto come si va da lì al portale Kermit. Eccoci qua, siamo in home page. Questo è il sito della Regione Marche che contiene ovviamente tutto quello che riguarda la Regione. Se noi andiamo su Regione Utile, scegliamo il canale tematico Energia. Dentro il canale tematico Energia c'è una sezione dedicata appunto agli impianti termici, che è bene che conosciate perché contiene tante informazioni che riguardano gli impianti termici. Come vediamo, tra poco gran parte delle sottosezioni della sezione impianti termici sono raggiungibili dalla home page di Kermit, però quello che volevo mostrarvi adesso è che qui c'è appunto una sottosezione chiamata Catasto Impianti Kermit, dove appunto trovo l'indirizzo del portale Kermit e quindi io posso partire anche da qua per andare dentro Kermit, quello che faremo adesso. Ecco, questa è la home page di Kermit che contiene una serie di menu sulla sinistra che riguardano innanzitutto la possibilità di registrarsi per chi non è registrato e che vedremo adesso come si fa a registrarsi. Ci si può registrare in quello che interessa a voi come ditta di manutenzione e installazione oppure ci si può registrare anche come cittadini, ad esempio, per vedere quello che il nostro installatore e manutentore ha trasmesso a Kermit, quindi si può da questa sezione per il cittadino registrandosi scaricare il libretto d'impianto, vedere gli RCE, ma anche un cittadino può vedere gli avvisi di ispezione che eventualmente gli arrivano e così via. Poi abbiamo altre sezioni che appunto sono l'accesso per chi è già registrato ai servizi,
La possibilità di visualizzare l'elenco delle ditte di manutenzione e installazione che si sono registrate, questo è visibile a tutti con vari criteri. E poi queste parti qua, da sapere, modulistica, quesiti, fac esempi, assistenza, appunto, vanno a puntare sul sito regionale sezione impianti termici che vi ho appena illustrato. Quindi, per esempio, se io vado sotto da sapere e clicco su normative, vengo rimbalzato dentro la pagina Regione Marche, Regione Utile, Energia, Impianti Termici, nella parte della normativa. Qua trovate tutte le normative europee, nazionali e regionali sugli impianti termici. E quindi è utile sapere che tutto quello che vi interessa fondamentalmente lo trovate qua per quanto riguarda la normativa. Torniamo sulla home page di Kurmit. Per esempio, qua andiamo su quesiti, fac esempi, di nuovo veniamo rimbalzati sul sito regionale nella sezione quesiti, fac esempi, dove troviamo delle FAQ che ci servono anche per Kurmit. Quindi, per esempio, cose che vedremo oggi, peraltro, come si carica l'autodichiarazione quando ci si registra, come si fa a caricare il portafoglio, come si paga con bonifico per caricare il portafoglio. E anche una cosa che riguarda la parte gestionale di Kurmit, quindi come si inserisce su Kurmit, su uno stesso libretto, più impianti e così via. E poi vedete, qua ci sono anche delle videoguide che troviamo anche dentro Kurmit stesso, che riguardano lo stesso l'utilizzo del Kurmit. Quindi è importante sapere, insomma, che avete una serie di documentazione, tutta una serie di documenti e di strumenti a vostra disposizione che stanno sul sito regionale e nell'home page di Kurmit. L'ultima cosa che vi dico prima di entrare dentro, insomma, proprio le procedure di registrazione è questo pulsante in fondo qua, assistenza, che è importante perché contiene i recapiti di tutti i soggetti esecutori che sono i vostri principali referenti quando avete qualche problematica di ogni genere relativa all'utilizzo di Kurmit. Quindi territorio per territorio vedete che ci sono i soggetti esecutori e i rispettivi recapiti. E poi in alto vedete che c'è anche il recapito del servizio di helpdesk regionale che comunque vi supporta anche qualora non riusciate a, insomma, contattare il vostro soggetto esecutore oppure che abbiate degli ulteriori dubbi. E risponde a questo numero dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e a queste mail. Quindi qui trovate tutti i recapiti per l'assistenza. Ok, torniamo indietro e vediamo un attimo che appunto, come dicevo, per la registrazione c'è la possibilità, no, di accedere, essendosi registrati, c'è la possibilità di accedere, come dicevamo, ai servizi e entrare nel portale. Chiaramente devo scegliere, qualora abbia già le credenziali, vediamo tra poco come si fa ad averle, sei già registrato e accedi ai servizi come, non come cittadino, ma come altro operatore. E qui vedete subito che abbiamo due tabelle per fare il login, no? Per entrare. La seconda, login operatore, ci immette nella partizione di Kurmit che abbiamo chiamato gestionale, quella che non esploriamo oggi. E quindi ci serve ad andare sul catasto impianti vero e proprio per immettere i dati degli impianti, per trasmettere gli RC. Invece per accedere alla parte portale dobbiamo appunto utilizzare la tabella più in alto. Eccola qua, dove mettiamo le mail e la password che abbiamo noi scelto e indicato al momento della registrazione, come ci mostrerà Rossano tra poco. Successivamente alla registrazione, qualora non ci ricordassimo più la password, nessun panico, perché è sempre possibile, completata la registrazione, chiaramente prima no, cliccare su Hai dimenticato la tua password e in questa maniera alle mail da noi indicate in fase di registrazione verrà appunto inviata una nuova password. Adesso io lascerei la parola a Rossano per l'illustrazione della procedura di registrazione dell'impresa, del caricamento tecnici, eccetera. Allora, quindi andiamo su, togliamo la condivisione dello schermo e prego Rossano, vai pure. Ok. Si vede Rossano? Perfetto. Si vede, ok, perfetto.
Allora, vediamo innanzitutto come si fa l'iscrizione ad un'impresa in Kulmit, poi vedremo il caricamento del documento di riconoscimento del responsabile legale della ditta o del responsabile tecnico e poi il caricamento dell'autocertificazione. Vediamo anche che cosa sono questi due documenti da caricare. Ha già detto sostanzialmente Dorotea che una volta avvenuto l'accesso a Kulmit si presenta questa pagina che è l'home page e ovviamente non essendo ancora iscritta alla ditta bisogna premere qui sul pulsante a sinistra che vedete in arancione dove c'è scritto non sei registrato, registrati come. Schiacciando su Registrati come si apre una finestra dove ci sono le varie possibilità, e, tra cui manutentore, terzo responsabile, installatore, terzo responsabile, distributore di combustibile, amministratore di condominio, cittadino, kite, eccetera. Ovviamente, come ditta, come impresa di manutenzione o installazione, devo premere su manutentore. Installatore terzo responsabile. Schiacciando lì si apre questa finestra che vedete, che è una finestra anche in questo caso divisa in riquadri. Il primo riquadro sono i dati dell'utente. Vedete qui a sinistra c'è scritto dati dell'utente. Questa è una finestra probabilmente la più importante riguardo all'iscrizione. Bisogna indicare un'email, vedete io ho scritto rossanobasili@enea.it, un'email che deve essere un'email non PEC, perché poi la PEC va inserita più sotto, ma un'email di uso quotidiano e certa, un'email che non può essere cancellata. Perché poi in queste mail vengono fatte tutte le comunicazioni più importanti tra Kulmit e l'impresa. Per cui occorre scrivere un'email di uso quotidiano, per l'appunto, che si consulta spesso e bisogna scriversela bene da una parte perché non è possibile poi cambiarla. Per cambiarla occorre chiamare direttamente l'autorità competente e comunicare la nuova email. Non è possibile cambiarla dalla ditta. Questo per ovvi motivi, come dicevo prima, siccome è un'email molto importante, se uno mette un'email che non è di uso quotidiano, ma un'email che oggi si usa per lo scarico di notizie indesiderate, eccetera, poi non si controlla più e chiaramente quelle mail non è un'email giusta per Kulmit. Poi bisogna scrivere il nome e cognome, vedete Rossano Basili, e poi la password. Password e ripetere la password. Ora, anche sulla password c'è da fare un discorso. Come ha detto Dorotea Giuliadori, è possibile comunque cambiarla successivamente, però nella fase di prima iscrizione questa password ci serve anche per caricare le autocertificazioni, quindi non è possibile, come purtroppo è successo, che uno la scrive qualsiasi cosa, poi un attimo dopo se la scorda, praticamente non riesce a finire l'iscrizione dell'impresa, perché poi, come vedremo, riserverà per concludere l'iscrizione, riserverà questo nome password e rimane bloccato. Anche in questo caso, purtroppo, bisogna ricorrere all'autorità competente che cancella tutto e si ricomincia da capo. Quindi, email e password ve la puntate da una parte appena inserita, in modo tale che dovendovi servire nell'immediato per concludere la registrazione, non ve la dimentichiate. Ovviamente qui nell'occhietto, vedete, questo è un'icona molto usata in internet,
per le password che sono in genere nascoste dagli asterischi, come vedete in questo caso, ma se si preme sull'occhietto a destra si riesce a vedere che cosa è scritto, perché molte volte si sbaglia proprio a scrivere la password, poi la conferma password ci si sbaglia già per non vedendo quello che sta scritto sopra. Quindi c'è la possibilità con questo occhietto di vedere che cosa sia scritto. Finito il discorso di questo primo riquadro dati utenti, che ripeto è molto importante, quindi bisogna stare molto attento a quello che si scrive, possiamo passare a quella successiva, che è il riquadro della ditta di manutenzione. Ossia, in questo riquadro occorre scrivere tutte le cose principali della ditta, come si vede qui, la ragione sociale, l'indirizzo, il comune. Negli asterischi rossi, messi tra parentesi, sono indicati i campi obbligatori. Senza quei campi non è possibile andare avanti. Quando vedremo alla fine che c'è un pulsante per andare avanti, se non si riempie questi campi obbligatori, il sistema dà un errore dicendo che occorre naturalmente riempirli, perché sono campi obbligatori, tra cui la ragione sociale, l'indirizzo, il comune. Anche qui io mi raccomando, anche se queste cose sono poi cambiabili, non tutte per dire la verità, di fare molta attenzione a quello che si scrive, specie nella ragione sociale, che molte volte può essere complicata. Indirizzo, comune, provincia, CAP, codice fiscale e partita IVA. Vedete che c'è sia il codice fiscale che la partita IVA. Se la ditta non ha il codice fiscale, se l'impresa non ha il codice fiscale, va bene, come ho fatto io qui, vedete, scrivere nel codice fiscale la stessa partita IVA. Siccome sono tutti e due obbligatori come i campi, hanno tutti e due l'asterisco rosso, sono campi da riempire. E quindi se la ditta non ha il codice fiscale, nel campo codice fiscale bisogna scrivere la partita IVA. Poi telefono, il fax che non è obbligatorio, il cellulare che non è obbligatorio, la PEC che è obbligatoria invece. Anche qui la PEC, nella PEC saranno comunicate cose, diciamo, come dire, di una certa importanza, per lo più viene utilizzata le mail che abbiamo inserito per primo, ma se ci sono problematiche di una certa importanza, il CURMIT usa anche questa casella di posta per inviare le comunicazioni più importanti. È come se fosse una raccomandata, chiaramente, no? Poi, località del registro imprese, il numero del registro imprese, la località REA e il numero REA. Dopodiché anche l'iscrizione all'albo artigiani, che però è un dato non obbligatorio. Più avanti ci sono le abilitazioni previste dal DM 37/2008. Sono quelle dell'articolo 1,2 che abilita le varie imprese ad fare manutenzione o installazione di alcune tipologie di impianto. Tipicamente quelle per gli impianti termici, sia pompe di calore alimentate elettricamente che impianti termici dotati di caldaia, sono quelle che vedete qui, le ACDE. In particolare il CDE, che qui sono state selezionate per la ditta RB, sono quelle che riguardano impianti termici dotati di caldaie alimentate a gas, perché là è praticamente quella esclusivamente elettrica, mentre CDE riguarda il gas e riguarda gli impianti termici in generale. Poi c'è l'iscrizione a UNI e ISO EN della serie 9001, che va di pari passo a quella che vedete qua sotto in fondo, che vediamo più avanti, eccola qua, che è la SOA.
diciamo, per fare questa ditta, per fare il terzo responsabile per impianti aventi una potenza nominale utile superiore a 350 kW, occorre per forza l'abilitazione della UNI ISO EN 9001 oppure l'iscrizione oppure l'abilitazione SOA della serie OS 11 OG 28, mi pare. Quindi chiaramente qui non è obbligatorio questo dato, perché uno può anche non possederlo, perché la manutenzione la può fare comunque in ogni caso anche senza possedere queste due abilitazioni. Poi c'è il patentino da conduttore per impianti superiori a 232 kW. Diciamo che questo dato qui non ha molto senso, perché il patentino da conduttore è ad personam e non nella ditta. Però è stato inserito anche qui, quindi basta che il rappresentante legale o il rappresentante tecnico abbia il patentino, che qui si scrive sì. Patentino serve però esclusivamente se si fa il terzo responsabile per impianti dotati di generatore di calore a fiamma, ossia caldaia, avente una potenza superiore a 232 kW. Solo in quel caso serve, se no il patentino a conduttore non serve, perché il manutentore può fare il manutentore o l'installatore anche senza il patentino da conduttore per gli impianti sopra 232 kW, mentre il terzo responsabile no, perché il terzo responsabile è responsabile non solo della manutenzione, ma anche della conduzione dell'impianto termico. E quindi se fa il terzo responsabile per impianti sopra 232 kW e quindi conduce quegli impianti, gli serve ovviamente anche il patentino da conduttore. Il patentino F-Gas invece è pertinente, perché il patentino F-Gas viene corrisposto sia all'impresa che al singolo operatore. Quindi, se l'impresa è abilitata secondo l'F-Gas, qua bisogna scrivere sì, se no, no. C'è poi più in basso la tipologia di attività: manutentore, installatore, installatore, manutentore. Qui spendo una parola in più. Per fare il manutentore o l'installatore, basta naturalmente avere i requisiti previsti dalla 370, dal DM 3708, ossia quelli che vedete qua sopra, secondo l'articolo 1,2 del DM 3708, avere l'abilitazione ACDE, tipicamente per il generatore di calore a fiamma, CDE, alimentati a gas, il CDE. E già con queste abilitazioni uno può fare sia il manutentore che l'installatore. Quindi, per quale motivo è stata inserita questa tipologia di attività, visto che le imprese possono fare sia il manutentore che l'installatore indifferentemente? Perché per due motivi sostanzialmente. Uno, perché c'è un elenco, che poi vedremo più in particolare, di tutti gli operatori, cioè tutte le ditte, che sia di manutenzione che sia di installazione, c'è un elenco di tutte le ditte che è visibile da chiunque accedi a Curmit, anche da un cittadino senza nessuna password e alcunché. Serve ovviamente per indirizzare il cittadino che vuole un manutentore o un installatore magari vicino a casa sua, quindi va a scegliere il comune, va a scegliere più comuni lì vicino, e poi va a vedere le ditte che ci sono e le interpellano, perché lì c'è anche il numero di telefono della ditta, naturalmente, oltre che l'indirizzo. È chiaro che se si scriveva tutte le ditte senza dire se era manutentore o installatore, il cittadino doveva andare poi a vedere più da vicino se era manutentore o installatore. Invece in questa maniera si può applicare un filtro iniziale, e il cittadino può dire: voglio vedere tutti i manutentori perché mi serve il manutentore, e quindi guarda il manutentore, oppure voglio vedere tutti gli installatori e gli appare solo gli installatori. Quindi c'è un motivo, diciamo, tecnico pratico.
E poi però c'è anche un motivo di tipo un po' più, come dire, un po' più importante per quanto riguarda la Regione Marche, il quale può decidere di fare interventi di qualsiasi tipo, tipicamente divulgativi, o ai manutentori o agli installatori, perché vede magari che sul culmine c'è qualche problema dell'uno o dell'altro. E quindi diciamo che serve sostanzialmente a fini statistici. Questo è il motivo di questa, di questi campi da inserire. Ovviamente questo è un campo, che può essere modificato, anche perché sostanzialmente se uno qua scrive solo manutentore e poi più avanti, decide di installare un impianto, Culmit gli dà errore, dice un attimo. La ditta si è iscritta come manutentrice, quindi non può installare. Quindi uno per installare, poi se si è iscritto solo come manutentore, per installare un impianto dovrà tornare qui, selezionare installatore e manutentore e poi andare avanti. Quindi è modificabile, ma già all'inizio bisogna insomma capire bene che cosa inserire. Poi c'è scritto numero, proseguendo sempre su questo riquadro, c'è scritto numero operatori impegnati. Io vedete qui ho scritto due. Nella prima fase di iscrizione occorre comunque inserire almeno un operatore della ditta. Non è necessario che io scriva esattamente qui il numero di operatori che impiego, perché comunque poi li posso aumentare, li posso diminuire, cancellare, rimettere quando voglio. Quindi io qui ho messo due, ma uno potrebbe anche mettere uno e mettere solo l'unico, poi vedremo poi come fare per aumentarli o diminuirli. Vabbè, io qua ho messo due. Una cosa importante sugli operatori che serve dire è questo, che vedete non c'è scritto il numero di dipendenti della ditta impegnata. Quindi perché operatori e non dipendenti? Perché la ditta si può avvalere anche di operatori esterni alla ditta per fare, per esempio, la manutenzione, perché no? L'appalto l'ha preso la ditta, però in quel momento non ha manutentori a disposizione, quindi per fare un singolo intervento chiama un manutentore esterno che gli fa l'intervento al posto dei propri manutentori. Quindi quello non è un dipendente della ditta, ma è un operatore esterno. Ma soprattutto questo riguarda gli installatori. Voi sapete meglio di me che spesso l'installatore, il quale ha l'obbligo di rilasciare la relazione di conformità e di riempire per primo il libretto d'impianto, ha un obbligo per legge, cioè l'installatore deve, è quello che per primo riempie le schede del libretto d'impianto, che ora avviene a Kurmit, quindi deve inserire su Kurmit. Molte volte però l'installatore si affida per fare la cosiddetta prima accensione a un operatore esterno alla ditta, tipicamente un operatore del centro assistenza, il quale deve intervenire per avviare la garanzia del generatore di calore, e quindi deve controllare sostanzialmente se l'impianto è stato installato perfettamente, deve anche controllare la caldaia se funziona perfettamente, e quindi deve compilare sostanzialmente un rapporto di controllo di efficienza energetica, un RCE. È chiaro quindi che fa sostanzialmente tutte le manovre che dice la norma da fare la prima volta che si accende quell'impianto. E fa anche il libretto di compila al posto dell'installatore il libretto di impianto. Attenzione, che siccome la responsabilità per legge è dell'installatore e non di un operatore esterno,
anche quando ci si rivolge a un operatore esterno e questo lavoro lo fa l'operatore esterno per la ditta installatrice, comunque la responsabilità di quanto è stato fatto ricade sulla ditta installatrice, che non a caso rilascia la relazione di conformità, perché attenzione, la relazione di conformità significa che l'impianto può funzionare perché rispetta tutte le norme, anche quelle dal punto di vista dell'efficienza energetica, e quindi quel documento dà la responsabilità anche del controllo di prima accensione all'installatore. Quindi è l'installatore che ha tutte le responsabilità, anche quelle di compilare, come dice la normativa, le schede pertinenti del libretto di impianto. Quindi sostanzialmente l'installatore, per far sì che questo compito lo faccia l'operatore, deve scrivere tra i suoi operatori anche l'operatore del centro assistenza. Ok? E lo vedremo dopo come fare. Quindi ecco il motivo per cui qui non c'è scritto dipendenti, ma c'è scritto operatori. Tra l'altro la ditta installatrice, ma anche la ditta manutentrice, può scrivere anche le segretarie con compiti specifici. Lo vedrete poi con Dorotea. Ovviamente non è che un operatore può andare a mettere i soldi nel portafoglio, che vedete, vedremo poi la funzione della ditta, perché lì ci può andare solo il rappresentante legale o un suo delegato, quindi per esempio la segretaria come delegato, ecco, perché non è che per andare a riempire il portafoglio, lo vedrete poi con Dorotea. Quindi qua con operatore significa che posso anche scrivere per esempio la segretaria dicendo che è un delegato del rappresentante legale. Andiamo avanti, numero di analizzatori utilizzati. Anche qui abbiamo detto che, dunque, l'analizzatore qui si intende gli analizzatori di fumo e quindi il controllo del rendimento di combustione di impianti dotati di generatore di calore a fiamma, ok? Alimentati a gas oppure a combustibile liquido o anche a combustibile solido. Prima cosa, siccome è un dato obbligatorio, vedete che c'è un asterisco rosso, uno dice, ma per le pompe, se io installo una pompa di calore elettrica, ovviamente non ho i fumi perché è elettrica e quindi non mi serve un analizzatore dei fumi. Ok, in quel caso qua si scrive obbligatoriamente un analizzatore utilizzato, anche se non è di fumi, un altro analizzatore, cioè un qualsiasi strumento utilizzato per controllare in quel caso pompe di calore alimentate elettricamente. Altra cosa, chiaramente abbiamo detto che l'installatore può rivolgersi a un operatore esterno, ovviamente iscritto a Curmite tra i suoi operatori, però siccome poi quando si fa il rapporto di controllo di efficienza energetica viene fuori obbligatoriamente scritto qual è lo strumento utilizzato, qua bisogna inserire anche tutti gli strumenti utilizzati dagli operatori esterni alla ditta, cioè tutti gli strumenti, se c'è un operatore del CAIT, del centro assistenza, scusate, del CAT, che fa la prima accensione, bisogna anche scrivere lo strumento utilizzato da quell'operatore. Anche in questo caso si può mettere dopo, uno adesso è obbligatorio, ma si può togliere e inserire, poi lo vedremo dopo come fare. Deprimometri, questo non è un dato obbligatorio, deprimometro serve solo per le caldaie di tipo a tiraggio naturale, tipicamente tipo B, ma non è detto, insomma solo quelle per a tiraggio naturale, c'è da fare obbligatoriamente il controllo della depressione del canale da fumo, quindi non è obbligatorio come dato, però si può, se uno lo usa lo può scrivere. Qui non è legato ovviamente all'operatore in questo caso, perché non è obbligatorio. Per terminare c'è l'associazione di riferimento, qui si intende CNA, Confartigianato, Confindustria, eccetera, ma non è un dato obbligatorio, e le note che non è ovviamente un dato obbligatorio.
Con questo finisce il riquadro riferito all'impresa. Se andiamo oltre, c'è il riquadro. Ah no, c'è ancora quest'altro riquadro che è comunque riferito all'impresa. È la tipologia degli impianti su cui opera l'impresa. Anche qui bisogna stare molto attenti, perché abbiamo già detto che l'impresa basta che sia abbia le abilitazioni previste dal 3708. Ma poi ci sono delle cose particolari, come abbiamo visto per esempio che chi installa pompe di calore deve avere il patentino F-Gas. Per esempio, chi installa generatori di calore a biomassa dovrebbe avere comunque la certificazione FER o l'aggiornamento o addirittura proprio l'iscrizione FER. E quindi chiaramente poi Kurmit non farà fare l'installazione di una certa tipologia di impianti se non si possiede i requisiti per l'installazione o la manutenzione di quell'impianto. Quindi qua bisogna scrivere esattamente, naturalmente tenendo conto delle abilitazioni del DM 3708, dove l'impresa opera. Per esempio, impianti, gruppi termici o caldaie alimentati da combustibili gassosi o liquidi. Sì o no? Poi impianti dotati di gruppi termici o caldaie alimentari da combustibile solidi, biomasse legnose. Questo chiaramente se si ha il patentino, se si ha l'abilitazione FER si può scrivere sì, se no si deve scrivere no. Impianti dotati di macchine frigorifere e pompa di calore non alimentati a gas. Perché le pompe di calore, cioè, tipicamente queste sono quelle elettriche sostanzialmente, sì o no? E qui chiaramente bisogna avere sia il patentino FER che l'F-Gas per queste tipologie di pompe di calore. Poi impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, impianti cogeneratori e trigeneratori, campi solari termici, altra tipologia di generatori e poi impianti dotati di macchine, frigorifere e pompe di calore alimentate a gas, perché quassù era quelle non alimentate a gas, ossia quelle elettriche, e qua giù invece quelle alimentate a gas o a combustibile liquido, ma insomma a combustibile liquido se ne trovano poche, quasi tutte alimentate a gas. Detto questo, chiarisco che comunque, anche perché nel tempo qualche impresa può prendere nuove abilitazioni, che tutta questa parte comunque è sempre cambiabile, ovviamente sempre cambiabile da chi? Dall'amministratore della ditta oppure dal delegato, per esempio la segretaria che ha scritto tra i propri operatori. Entrando in questa parte che poi vedrete con Dorotea Giuliadori. Andiamo avanti, e qua c'è i dati del rappresentante legale. Qui è obbligatorio scrivere ovviamente tutti i campi con l'asterisco. Io qua ho scritto Vasili Rossano, via Saturno 184, comune Tre Castelli, provincia di Ancona, il CAP. Codice fiscale, scrivere bene il codice fiscale, non sbagliarsi, perché comunque c'è un controllo e si va avanti alla fine che il codice fiscale non è scritto bene, il sistema dà errore. Qui c'è giustamente scritto da indicare se il rappresentante legale possiede il patentino da conduttore o meno, per impianti sopra 232 kW alimentati dotati di generatore di calore a fiamma, e poi se c'è invece il patentino F-Gas, che è per impianti dotati di pompe di calore o gruppi frigo.
Qui giustamente è riferito alla persona e non alla ditta, quindi al rappresentante legale, queste due abilitazioni. E poi gli stremi del documento di identità del rappresentante legale, che poi andrà inserito in CURMIT, caricato in CURMIT. Quindi poi vedremo come fare a caricare il documento di identità, ma qui ci vanno i dati di quel documento di identità. Non è che quasi scrivo un documento di identità, come purtroppo è successo, e poi si carica un altro documento di identità che non si capisce, qua magari la segretaria, là il rappresentante legale. No, qui vanno i dati del documento che poi vanno caricati, va caricato su CURMIT in PDF. Quindi documento, carta d'identità, numero, rilasciato nei Tre Castelli, quando è rilasciato. E quando scade, è valido fino alla scadenza. Vedete, qui c'è scegli il file per caricare, ma siccome c'è un altro pulsante alla fine, lo facciamo alla fine. Quindi qui non scriviamo nulla, qui cioè, non premiamo nulla, finisce con i dati e basta. Scrivi i dati del documento d'identità. Andiamo avanti. E passiamo all'altro riquadro. L'altro riquadro è l'iscrizione di un operatore. Abbiamo detto che almeno un operatore va iscritto. Io l'avevo scritto due, quindi poi dovrà scrivere anche l'altro. Però qua almeno uno va scritto. Quindi qua hanno scritto uno che in questo caso coincide con il rappresentante legale, perché evidentemente il rappresentante legale fa anche, diciamo, il tecnico che poi va sulle caldaie, perché se vi ricordate bene quello che aveva detto Giulio Dori, è che ci sono due riquadri. Nel primo riquadro entra la ditta, entra con gli estremi per fare alcune cose, e nel riquadro invece più in basso si entra direttamente nell'applicativo per poi fare le manutenzioni, inserire i dati sul libretto d'impianto, inserire l'RCE, la dichiarazione di frequenza delle manutenzioni, eccetera. Quindi chiaramente, se io qua tra i tecnici scrivo rappresentante legale, vuol dire che poi questo rappresentante legale potrà anche entrare nella parte applicativa, che riguarda per l'appunto il controllo dell'impianto vero e proprio, ossia fare il libretto d'impianto, la manutenzione, l'RC e così via. Ok, quindi qua ho scritto Basili Rossano, ecco, è una questione sulla matricola, che è un dato obbligatorio. Questo numero di matricola è un numero interno alla ditta. Quando una ditta ha tanti manutentori, chiaramente ad ognuno dà una propria matricola. Serve per diciamo, altri software che la ditta utilizza, e anche per altro, ovviamente, anche dal punto di vista, diciamo, della segreteria. E quindi qua si è voluto inserire questo numero di matricola. Per chi non l'ha, non ce l'ha, può scrivere un numero qualsiasi. L'importante è che ogni operatore abbia il suo numero. Non è che può esserci due operatori diversi con la stessa matricola. Ok? Quindi io posso scrivere quello che voglio, però deve essere diversa da operatore a operatore. In questo caso ho scritto matricola numero 1, visto che questo era il rappresentante legale, mi sembrava giusto scriverci uno. Se io, quando inserirò il prossimo tecnico, non potrò scrivere matricola 1, dovrò scrivere matricola 2 o matricola 3, comunque un numero diverso da quello che ho inserito qui. Poi codice fiscale, telefono, cellulare, recapito di questo tecnico, sono dati obbligatori. Vedete che c'è scritto ruolo tecnico, che sarebbe sostanzialmente quello dell'operatore che poi andrà a operare sugli impianti, oppure delegato del rappresentante legale. Se uno scrive delegato del rappresentante legale, per esempio la segretaria, a quel punto quel delegato, quando avrà diciamo,
la password, eccetera, potrà entrare sia da una parte che dall'altra per fare in quei riquadri che vi ho fatto vedere Giulio Dori, sia nel primo riquadro che nel secondo riquadro, e fare quindi tutto sostanzialmente come delegato del rappresentante legale. Anche qui se c'è il patentino da conduttore o meno, e poi il patentino F-Gas. Andiamo avanti, anche per quanto riguarda gli analizzatori di combustione, che abbiamo detto almeno uno dove è obbligatorio inserire, quindi qua ne ho inserito uno, marca, modello, matricola e data di ultima taratura. Poi vedremo a che cosa serve questo. Quindi va scritta anche la data e l'ultima taratura. Idem per i deprimometri, che in questo caso non è obbligatorio, però io lascio, ho scritto uno qui, quindi qui ne inserisco comunque uno di deprimometro. Anche in questo caso marca, modello, matricola e data ultima taratura. Andiamo avanti. Ultimo riquadro è la privacy. Allora, vedete, qui c'è scritto: la vostra azienda vuole essere visibile nell'elenco delle imprese inserite su Kurmit. È quello che sostanzialmente vi dicevo prima. C'è un elenco che chiunque può consultare, e quindi qua serve che l'impresa indichi se vuole essere presente in quell'elenco o meno, perché può anche volere di non essere vista da chiunque. E poi c'è naturalmente l'accettazione della privacy, c'è l'informativa sulla privacy che uno può schiacciare dove c'è scritto privacy, si va a leggere la solita informativa della privacy, che però poi deve essere per forza accettata premendo su questo riquadro qui. Perché se non si accetta, naturalmente quando si va avanti dice no, deve essere accettata per forza. Più sotto, vedete, c'è scritto autodichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000. Sostanzialmente tutti i dati che io ho scritto finora dell'impresa e che vanno inseriti a Kurmit si trasforma in autodichiarazione dell'impresa. Un'autodichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000, quindi ha un valore legale questa autodichiarazione, tant'è che serve anche a legare la carta d'identità. Quindi non è che uno può scrivere quello che vuole qua, perché poi si prende la responsabilità di quello che ha scritto tramite questa dichiarazione. Ovviamente va inserita anche l'autodichiarazione, e vedete che c'è scritto: una volta avviata la registrazione, bisogna rientrare e poi stampare l'autodichiarazione e poi inviarla come fa il PDF insieme alla carta d'identità. Vediamo quindi come fare. Intanto schiaccio su avvia registrazione, così, schiacciando lì, se ci sono errori, magari ho sbagliato il codice fiscale o qualcosa che controlla in automatico il sistema, mi dirà dove è l'errore, quindi mi rifà riscrivere quel dato. Se no, se non ci sono errori, si va avanti e Kurmit ritorna alla pagina principale con i due riquadri. Che, ripeto quanto ha detto l'autoressa Giulioli, ossia il primo riquadro riguarda il login, cioè l'entrata della ditta di manutenzione o installazione, mentre il secondo, e quindi si va a un menu che riguarda, poi lo vedrete con la Giulioli, che riguarda la ditta di manutenzione, e se invece si adopera il riquadro inferiore, si va dentro al sistema che permette di
fare le manutenzioni, gli RCE, la DFM, l'impianto e così via. Siccome io devo ancora fare l'autodichiarazione e inviare la carta d'identità, devo entrare come ditta nel primo riquadro. Quindi devo scrivere l'email che avevo scritto prima e la password che avevo scritto prima. Vedete che sostanzialmente, se io mi ero dimenticato questa password, praticamente non potevo già più andare avanti e quindi non avevo concluso l'iscrizione perché non ero riuscito a inviare l'autodichiarazione e la carta d'identità e il documento di riconoscimento. Quindi me l'ho appuntato, quindi non ho sbagliato, riscrivo l'email giusta, riscrivo la password che avevo fatto, a questo punto schiaccio su entra, rientro dentro ed entro dentro il menu riservato alla ditta di manutenzione. Questo menu poi ve lo farà vedere meglio Dorotea Giuliodori, io adesso invece vi faccio vedere solo per terminare l'iscrizione a Curmit che cosa bisogna fare. Bisogna da questo menu scegliere dati, visualizza i dati anagrafici, schiaccia lì e schiacciando visualizza dati anagrafici appare tutti i dati che io ho testé inserito, vedete? Ragione sociale, indirizzo, tranne la password naturalmente, tutto quello che ho inserito per la ditta mi appare nella pagina, anche la tipologia degli impianti su cui opera l'impresa, tutto quello mi appare in visualizzazione, attenzione, non posso modificarli in questa fase, il rappresentante legale e poi la privacy. Nella privacy posso andare, debbo andare dove mi appare a questo punto scritto stampa autodichiarazione da firmare, vedete qui sulla destra, io premo su stampa autodichiarazione da firmare e che cosa succede? Che mi appare l'autodichiarazione che è questa, mi appare in questa maniera. Ovviamente non c'è scritto proprio tutto quello che ho inserito, ma le cose più importanti comunque. Io questa la devo stampare, poi la firmo, data e firma. A questo punto, una volta firmata, la devo scannerizzare, la metto sul computer, per esempio sul desktop, perché poi la devo caricare, ricaricare. Però devo caricare, come abbiamo detto, anche la carta d'identità, quindi dovrò fare naturalmente anche scannerizzare la mia carta d'identità, fronte e retro, ovviamente, e poi anche questa carico sul computer perché poi devo andarla a prendere e inserirla su Curmit. Come? Premendo su questo riquadro accanto a carta d'identità che c'è scritto scegli file. Premendo su scegli file appare una finestra che mi permette di andare a prendere il file. Per esempio, se io l'ho messo sul desktop e l'ho chiamato carta d'identità / basili.pdf, quindi vado a prendere quello, schiaccio su apri e mi carica la carta d'identità. Infatti vedete che accanto a scegli file mi appare carta d'identità / basili.pdf, vuol dire che è lì pronta per essere caricata definitivamente. Stessa cosa per l'autodichiarazione, che abbiamo detto io ho filmato e l'ho scannerizzata e l'ho messa anche questa per esempio sul desktop. Quindi vado su scegli file accanto a autodichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000, mi si apre la solita finestra, vado a prendere... Rossano, non c'è più la condivisione dello schermo. Qualcuno se l'è fregata, ok?
Aspetta che allora bisogna che esco. Adesso c'è. C'è, oddio, è andata via di nuovo. Ecco, perfetto, c'è. Perfetto. Si vede, sì. Sì. Ok, allora dicevo, stessa cosa ovviamente per quanto riguarda l'autodichiarazione. Schiaccio su scegli file accanto alla scritta autodichiarazione senza il DPR 445 del 2000, mi si apre la finestra, vado a prendere la mia autodichiarazione, per esempio che ho messo sul desktop, autodichiarazione slash manutentore.pdf, apro. A questo punto mi appare vicino a scegli file autodichiarazione manutenzione.pdf. I due file sono pronti per essere caricati, ma non è ancora del tutto caricati. Per caricarli bisogna schiacciare sul pulsante inserisci documenti. Premendo su inserisci documenti, il sistema mi riporta alla pagina principale della visualizzazione dei dati registrati. A questo punto ho caricato anche i documenti, quindi posso tornare al menu principale schiacciando su tornare ai servizi. Ecco qua che mi appare il menu principale della ditta di manutenzione e da qui a questo punto posso uscire premendo qua su pulsante esci a destra della banda arancione e ritorno alla home page. Adesso vi faccio vedere che cosa è successo. Rientro dentro, cioè io in questa maniera l'iscrizione l'ho finita, però vi voglio far vedere che cosa è successo se rientro nella pagina, nella home page. Vedete che mi appare intanto scritto: attenzione, registrazione incompleta, registrare ancora un operatore. Questo perché io avevo scritto, se vi ricordate, inserisci due operatori. Avevo scritto due e non ho inserito uno solo effettivamente. Quindi a questo punto chiaramente il sistema mi dice guarda che purtroppo tu me ne hai inserito uno solo, mi avevi dichiarato che ne inserivi due. Quindi è bene andare dentro la prima volta per andare a vedere se ho fatto tutto bene, eh? Anche se in effetti qua comunque la ditta è stata registrata. Dice che è incompleta perché avevo dichiarato due e non messo uno solo, però la registrazione della ditta è comunque avvenuta. Ok, a questo punto quindi io vado su gestisci sul menu principale in gestisci gli operatori, schiaccio su gestisci gli operatori e infatti mi fa vedere che c'è solo un operatore scritto, che è Basilino Sano. Vi ricordate che avevo scritto solo come operatore, come tecnico operatore, il rappresentante legale che era Basilio Rossano. Vi faccio notare che ci sono scritte tutte le cose che io ho inserito: cognome, nome, la matricola che era la numero 1, il codice fiscale, il telefono, cellulare, che non possedeva il patentino né per impianti sopra 232 kW né quello F-Gas, e poi mi dice che comunque questo tecnico è attivo e quindi può operare, ma manca questi due dati, codice ITER e password. Che cosa sono questi due dati? Questi due dati sono i due dati che l'operatore deve inserire per entrare dentro come operatore, quindi fare il libretto di impianto, fare l'energia, la documentazione, cioè al vero e proprio sistema, inserendo questi due dati nel secondo riquadro della pagina della home page. Perché non c'è? Perché la ditta in effetti è registrata, ma può essere sottoposta a controllo da parte dell'autorità competente o dell'organismo esterno, e la registrazione vera e propria quindi avviene nella notte. Nella notte viene dato l'ok, cioè nel senso che
se non controlla nessuno è automatico l'ok, ma viene comunque dato nella notte. Nella notte Kurmit si va a vedere tutti quelli che gli iscritti e poi dà l'ok, a meno che non è bloccato dall'autorità competente per qualche motivo, se no dà l'ok. Dal momento che dà l'ok, darà anche questo codice ITER e questa password con cui poi l'operatore potrà entrare, perché questo codice ITER è poi il codice utente. Lo vedremo. Intanto adesso, siccome ne mancava un operatore, devo aggiungere un operatore e quindi premo su nuovo tecnico, su questo pulsante grigio sulla sinistra, mi appare questa schermata, questa maschera, compilo tutti i campi obbligatori. Qua io ho inserito un operatore che si chiama Belli Marco, vedete matricola numero 2 perché Basilio Sanno aveva matricola numero 1, codice fiscale, telefono, cellulare, recapito, ruolo, anche qui vedete se è tecnico oppure delegato e rappresentante legale, attivo sì o no. Questo lo vedremo poi che cosa significa. Adesso scriviamo sì. Patentino da conduttore se ce l'ha e patentino F-Gas se ce l'ha. Poi bisogna premere su Crea tecnico per crearlo. Quindi premo su Crea tecnico e ecco qua che mi appare il nuovo tecnico Belli Marco. Anche in questo caso naturalmente non c'è ancora il codice utente e la password, perché come vi ho detto mi verrà consegnata di notte quando sarà approvata l'iscrizione definitiva di questa ditta. A questo punto, se voglio, posso anche scrivere un nuovo tecnico, anche se io avevo detto che ce n'era due soli, ma come vi ho detto io posso poi inserirne quanti ne voglio, quindi qua ne ho inserito addirittura un altro che si chiama Brutti Antonio, matricola naturalmente 3, codice fiscale, telefono, cellulare, recapito, eccetera, e crea nuovo tecnico. E a questo punto li vedo tutti e tre. Tutti e tre, manca il codice ITER e la password. Con questo ho finito. Credo che ora devo passare la parola a Dorotea, a Giulio Dori. Sì. Dico bene? Sì, vediamo un attimo alcune cose e poi ritorniamo. La condivisione video, poi ritorniamo a parlare delle iscrizioni degli operatori e dei analizzatori di fumo. Ok, allora praticamente quindi con Rossano Basile abbiamo visto le procedure di registrazione della ditta e come si inseriscono, quantomeno inizialmente, no, i tecnici. Allora, andiamo adesso a vedere. Si vede, vero Rossano? Lo Si vede, schermo? sì. Benissimo. Andiamo a vedere quali sono i servizi per i manutentori registrati, quindi per le ditte che hanno effettivamente completato con successo le procedure di registrazione. Noi ci siamo registrati, quindi andiamo su Sei già registrato, accede ai servizi come altro operatore e mettiamo dentro le nostre credenziali. Ok? Come abbiamo detto, per accedere a questa parte di Kurmit sempre in alto, email e password che abbiamo scelto in fase di registrazione. Ed ecco la lista di menu che, come vedete, è più completa rispetto a prima, a quella che vedeva Rossano, che non era ancora una ditta completamente registrata. E quindi questi sono i menu che hanno a disposizione le ditte che hanno completato con successo la propria registrazione. Innanzitutto possono, volendo, modificare la propria password e quindi possiamo aggiornarci la password. Poi possiamo, aderisce a un kite non è attivo, possiamo accedere da qui al menu gestione impianti, ovvero alla seconda grande partizione di Kurmit, il gestionale. Quella che è accessibile solo con le credenziali degli operatori che Rossano ci ha fatto vedere per il momento non ha ancora ricevuto. Io che sono una ditta che si è registrata vari giorni fa, ho ricevuto, eccoli qua, tutti i miei codici ITER e le mie password. Ok, quindi utilizzando una coppia di credenziali di uno degli operatori, per esempio quelli dei testori Tullio, io posso, mettendole qua, direttamente da qua, accedi al menu gestione impianti, selezionando
uno degli enti su cui voglio operare, mettiamo nel territorio del comune di Ancona, devo mettere degli impianti, accedere a quella partizione territoriale del catasto mettendo qua le credenziali, ecco, mettiamo di Testori Tullio, quindi del mio operatore. Ecco, benissimo. Quindi posso accedere direttamente da qui. Le altre funzioni riservate ai manutentori registrati sono aderisce a un CAIT, non è attivo al momento, la possibilità di consultare, come vedremo tra un po', i propri movimenti di portafoglio e di caricare il portafoglio per acquistare i segni identificativi elettronici. Possiamo poi, come ci ha fatto vedere Rossano, visualizzare i dati anagrafici e anche stamparli, quindi ci viene fuori direttamente con stampa dati anagrafici quella che era l'autodichiarazione che abbiamo dovuto poi caricare per registrarci, ce l'abbiamo comunque qua. Possiamo gestire i tecnici, come ha fatto Rossano, anche in futuro, cioè anche dopo questa prima fase di registrazione a Kurmit, noi avremo la necessità magari di andare a inserire un nuovo tecnico che viene a lavorare per noi, oppure a disabilitarlo, come ci farà vedere Rossano. Quindi è una funzione che ho sempre a disposizione. La stessa cosa avviene per la gestione degli strumenti che ci illustrerà Rossano. Possiamo gestire sia analizzatori di combustione che deprimometri. Possiamo visualizzare le videoguide che vi ho fatto vedere, sono anche posizionate sulla pagina del sito regionale dedicata agli impianti termici nella sezione quesiti, facche, esempi. Quindi qua abbiamo tutta una serie di videoguide che ci aiutano sia per l'operatività su questa sezione di Kurmit portale, quindi come si fa a registrarsi, se mi servisse, non so per quale motivo ancora saperlo, come si inseriscono operatori e analizzatori, come Rossano ci illustrerà, e poi tutte queste altre videoguide che riguardano fondamentalmente la partizione di Kurmit che abbiamo definito gestionale e che non esploreremo oggi. Quindi qua ho tutta una serie di strumenti utili. Tornando all'elenco dei servizi, possiamo poi anche gestire successivamente alla registrazione le tipologie di impianti su cui l'impresa opera. Lo vediamo dopo che Rossano ci ha illustrato ancora la gestione dei tecnici e degli strumenti. Quindi Rossano, ti ripasso lo schermo e la Ok. parola. Ok. Si vede perfettamente. Ok, grazie. Allora, vediamo la gestione operatori e strumenti. Vediamo come si inserisce un nuovo operatore, anche non dipendente dell'impresa, come abbiamo già detto, la gestione delle credenziali degli operatori, come si fa a non rendere più attivo un operatore, e poi vediamo invece tutte le funzioni riguardanti gli strumenti, inserire un nuovo analizzatore di fumi oppure un nuovo deprimometro e gestire la scadenza della taratura degli strumenti. Vi avevo detto che la ditta sarebbe stata sostanzialmente autorizzata ad operare a Kurmit dal sistema di notte, praticamente, e qua, infatti il giorno dopo, questa vedete è la mia email, il giorno dopo in automatico Kurmit mi ha inviato questa email con scritti i miei operatori e il codice ITER, ossia il codice utente e la password di ognuno. Basilio Rossano, vedete, codice utente, password, Belli Marco, codice utente, password, Brutti Antonio, codice utente e password. Quindi il codice utente e la password, ossia le credenziali per far entrare gli operatori nel gestionale, non vengono direttamente dati agli operatori, ma viene data alla ditta, perché se la vede arrivare l'email che ha inserito come dato iniziale per l'iscrizione, e che ovviamente è l'email della ditta, perché al massimo può controllare la segretaria, ma non gli operatori. Quindi poi è
il rappresentante legale o la segretaria che darà ad ognuno dei propri operatori la username e la password per entrare. Prima considerazione, vi ho detto che specie per le ditte installatrici chiaramente ci si rivolge spesso a operatori esterni alla ditta. Rossana, scusa, dicono che non si vede. Io vedo la schermata con le mail. Sì. La schermata con la tua email la vedo. Non sì. So, qualcuno dice non si vede nulla. Non saprei, penso sia un problema del vostro device, perché io sono da tutt'altra parte rispetto a Rossano e posso vedo uscire? la schermata. Adesso si vede, dicono. Ok, forse era un problema. Io non ho mai perso la visualizzazione. Ok, quindi un benissimo. problema Ora si vede. Di comunicazione di velocità Della linea, scusa Rossana, a posto. Allora, dicevo, questa è l'email, qui sostanzialmente, ripeto per chi non l'avesse vista, che ci sono le mail che ho ricevuto durante la notte, e qui si vede che c'è per ognuno degli operatori che io avevo inserito, sia Basilio Sano, Brutti, Belli Marco e Brutti Antonio, peggio per lui che brutto, con il codice utente e la password. Prima c'è il codice utente e poi la password di ognuno. Questi dati si ricevono nelle mail che io ho indicato all'inizio, un'email che è che utilizza il rappresentante legale o la segretaria e non gli operatori, ovviamente, per cui la riceve il rappresentante legale o la segretaria. Quindi poi il rappresentante legale dovrà dare ad ogni operatore il proprio codice utente e il proprio o codice ITER e la propria password. Con questi prego di togliere il microfono, perché se no non si sente, c'è qualcuno che ha il microfono acceso. Dicevo, con queste credenziali l'operatore può entrare nel gestionale a fare le varie manutenzioni, RC, DFM, libretto di impianto. Ecco, però quello che stavo dicendo è che siccome per esempio per le ditte installatrici che si rivolgono a operatori esterni, chiaramente la ditta installatrice si vedrà arrivare queste mail e dovrà consegnare per esempio all'operatore Brutti Antonio, che è di un CAT che andrà a fare la prima accensione, dovrà dargli questa username e questa password. L'operatore Brutti Antonio, che è del CAT, entrerà con questa username e questa password, farà il libretto di impianto, farà l'RCE, poi vedremo domani come, e dopodiché il suo compito è finito. Siccome che con questa username, con questa password può vedere anche tutti gli impianti naturalmente che sono in capo a questa ditta, chiaramente la ditta potrebbe voler cancellare questo Brutti Antonio, perché ha già fatto la sua funzione, o magari lasciarlo anche stare, però se vuole potrebbe ovviamente non renderlo più attivo, e quindi vedremo poi come fare. Allora, se io entro sempre come ditta e quindi con la solita email e la solita password inserita sul primo riquadro in alto, entro nel menu principale, quello che vi ha fatto vedere poc'anzi Dorotea, schiaccio su gestisci operatori. E vedete che per l'appunto adesso ho tutti gli operatori che ha inserito, ognuno con il proprio codice ITER e la propria password, quindi codice utente e password, oltre ai dati che avevo inserito. Se vado premendo sull'iconcina vicino al nome, per esempio adesso qui l'iconcina vicino a Brutti Antonio, scusate, non ho.
Adesso vediamo te anziché lo schermo come idea da principale. Ecco, è partita di nuovo la condivisione dello schermo perché qualcuno schiaccia. Non, nessuno deve premere su condivisione dello schermo, se no la toglie a chi ce l'ha in quel momento, eh? Mi raccomando. Si vede adesso? Sì, adesso si vede, perfetto. Allora ritorniamo dove prima, schiacciando sull'iconcina. Vicino a Brutti Antonio, mi si apre praticamente la maschera che vi ho fatto vedere inserendo i dati e io posso a Brutti Antonio, che già mi ha fatto la sua parte perché era un operatore di un CAT e quindi mi ha fatto la prima accensione, la compilazione del libretto d'impianto, l'invio dell'RCE, posso a questo punto disattivarlo mettendo su no questo campo attivo che prima vi ricordate la sera, se lo metto su no. Poi schiaccio su modifica tecnico, vedete che mi appare sempre la stessa videata con tutti i tecnici, ma a questo punto Brutti Antonio mi compare, vedete su attivo che è l'ultimo campo sulla destra, mi appare no. Non è più attivo. Che cosa significa questo? Che anche se io gli ho dato l'username, il codice utente o codice internet più la password, lui non, con quelle credenziali non potrà più entrare a mio nome e quindi non potrà più vedere gli impianti che sono della mia ditta. Ovviamente a me questo mi apparirà sempre, questo Brutti Antonio a me ditta, mi apparirà sempre con scritto non attivo. Perché? Perché lui ha fatto un RCE e quindi quell'RCE, poi lo vedremo domani, che ha fatto lui, a me mi apparirà sempre perché è come se avessi fatto un operatore della mia ditta. E quindi è per questo che non è che me lo cancella del tutto, mi dice che semplicemente non è attivo. Se non mi cancellerebbe anche l'RC che aveva fatto. Poi io naturalmente posso sempre rientrarlo e rimetterlo attivo. Per esempio, so che tra un mese mi dovrà fare di nuovo la prima accensione a un altro impianto che ho installato, quindi il giorno prima lo rendo di nuovo attivo e lui, sempre con le credenziali che gli ho dato la prima volta, mi va a fare l'altro libretto d'impianto. Mi fa l'RCE e io il giorno dopo posso di nuovo rimetterlo non attivo. Oppure lasciarlo sempre attivo, però per dire che c'è la possibilità per ogni operatore di attivarlo o disattivarlo in questa maniera. Viste sostanzialmente tutte le possibilità riguardo agli operatori, vediamo invece ora gli analizzatori di combustione. Sul menu schiaccio gestire gli analizzatori di combustione. Ecco, vedete, mi appare sostanzialmente giù in fondo una tabella dove c'è l'analizzatore di combustione che avevo inserito all'atto di iscrizione. Ne avevo inserito uno solo, ce n'ho uno solo. Però premendo sempre sul pulsante grigio sulla sinistra, posso inserire un nuovo analizzatore. Schiaccio su questo pulsante, mi si apre di nuovo la maschera, esattamente come quella che ho già visto per gli analizzatori di combustione, e posso metterne un altro. Qui ho messo Tetron, modello Sibinic 1, matricola. E data ultima taratura, vedete, c'è scritto 10/11/2019. Questo è stato tarato, l'ultima volta che è stato tarato il 10 novembre del 2019. Schiaccio su crea analizzatore di combustione e lui me lo va a inserire con la data ultima taratura 10/11/2019, 10 novembre 2019. Allora, c'è da fare un discorso per gli analizzatori di combustione. Gli analizzatori di combustione hanno una cella che è il sensore
per il controllo dell'ossigeno nei fumi, cella d'ossigeno, che è un elemento molto sensibile che si stara facilmente e che va controllato generalmente almeno una volta all'anno. Dico generalmente perché nei nuovi analizzatori di combustione, in qualche nuovo analizzatore di combustione, la ditta dice che va bene anche controllarlo una volta ogni 2 anni. Quindi, ovviamente, se lo dice la ditta, vuol dire che quella cella dell'ossigeno è una cella particolare che si stara meno di altre. Però, siccome generalmente una volta all'anno, almeno finora, per quelli meno sensibili, debbono essere tarate queste celle, e allora il sistema Kulmit mi dice quando il mio analizzatore di combustione ha la cella d'ossigeno in scadenza e quindi va ritarato. In questo caso, siccome l'ultima taratura è stata fatta il 10 novembre 2019, vuol dire che entro il 10 dicembre 2020 io avrei dovuto ritararlo. Attenzione, che se non viene modificata questa data, quindi in sostanza io non lo ritaro, quando faccio l'RCE, questo strumento non posso indicare questo strumento, non posso utilizzare questo strumento perché è la cella starata, chiaramente. Quindi io prima lo devo andare a tarare, ok? Supponiamo adesso di uscire, ho tarato quello strumento perché ho visto che mi è arrivata l'email, ci guarda che lo strumento, quell'analizzatore di combustione ha la cella d'ossigeno scaduta, va ritarato, quindi io l'ho portato a ritararlo. A questo punto rientro, ovviamente sempre nel riquadro in alto, quello riservato alle ditte, con l'email e la solita password. Vado su analizzatore di combustione. Schiaccio sull'iconcina a sinistra del mio analizzatore di combustione che ho ritarato, vedete questo tetro in cui la data dell'ultima taratura era per l'appunto 10-11-2019, ma io l'ho ritarato, quindi rischiaccio lì, cambio la data dell'ultima taratura e ci metto, guarda che adesso l'ho tarato il 10-12-2020. Quindi schiaccio su modifica analizzatore di combustione. E a questo punto la data dell'ultima taratura mi cambia in 10-11-2020. Vuol dire che fino al 10-11-2021 sono a posto e posso utilizzare di nuovo quello strumento. Con questo è tutto, ripasso la parola a Dorotea Giuliadori e anche il video. Un attimo. Bene, Fatto. perfetto. Allora, ci rimane da vedere praticamente come si fa la gestione delle tipologie di impianti su cui l'impresa opera e fondamentalmente poi tutta la partita del caricamento del portafoglio. Allora, ricondivido il video e eccoci qua. Si vede, vero? Si vede. Perfetto, ok. Quindi, come Rossano vi ha fatto vedere che in fase di registrazione voi indicate tutta una serie di tipologie di impianti. Ok, quindi praticamente queste tipologie di impianti su cui l'impresa opera, che io mi trovo qua nel menu gestione, gestire le tipologie di impianti su cui l'impresa opera, trovo una lista che appunto corrisponde alle tipologie che io ho indicato in fase di registrazione. Ok, e a seconda delle tipologie che ho indicato, io potrò poi nella parte gestionale del Kulmit, quella che esploreremo nel secondo modulo, andare a inserire o meno un impianto di quel tipo. Quindi, per capirci, se io non ho, per esempio, indicato tra le mie tipologie di impianto le pompe di calore, macchine frigorifere, pompe di calore non alimentate a gas, se io qui non ce l'avessi nella mia lista, non potrei in Kulmit, parte gestionale, andare a inserire i dati di un impianto che appunto sia un gruppo frigo o pompe di calore. Quindi non potrei, per capirci, compilare la scheda 4.4, ok?
Quindi io quello che indico qua mi condiziona poi sulla mia operatività nella parte gestionale impianti. Quindi è importante ovviamente indicare le tipologie per cui io sono abilitato, ma indicarle tutte perché altrimenti non opererò nell'inserimento di quella tipologia di impianto. Qualora io non operi più su un certo tipo di impianto, posso rimuoverlo anche in seguito, quindi posso cestinarlo. Mi dice confermi la rimozione? Sì, ok. Ma posso anche in futuro aggiungere una tipologia di impianto tramite questo tasto. Quindi se io inizio ad operare, ad esempio, su gli impianti di teleriscaldamento, li aggiungo. Ok, aggiungo una nuova tipologia e così via. Quindi in questo modo posso gestire, se, il menu mi presenta solo le tipologie per cui non ho ancora detto che appunto sono impianti su cui opero, e aggiungerle o rimuoverle. Questo è tutto per quanto riguarda la gestione degli impianti. Andiamo a vedere adesso la parte relativa ai movimenti di portafoglio e al caricamento dei portafogli. Allora, premettiamo questo, che fondamentalmente con l'entrata in vigore del CURMIT, il pagamento dei bollini verdi, cosiddetti bollini verdi, segni identificativi, non avviene più comprando dei bollini cartacei, ma avviene fondamentalmente acquistando, caricando dei portafogli che corrispondono praticamente alle 14 autorità competenti presenti nella Regione Marche, precaricando dei portafogli che sono assimilabili come a dei salvadanai, e da questi salvadanai barra portafogli. Una volta che io vado a trasmettere a catasto nella sezione gestionale, quella che non vediamo oggi, un RCE applicando allo stesso un bollino, si scala dal mio portafoglio salvadanaio che dir si voglia il corrispondente importo del bollino applicato all'RCE. Quindi praticamente i portafogli o salvadanai sono essenziali per poter poi trasmettere a catasto gli RCE con bollino. Il segno identificativo, quindi capite, non è più un qualcosa di cartaceo, ma è diventato un segno identificativo elettronico che si applica materialmente sull'RCE quando lo trasmetto a CURMIT. E per trasmetterlo devo avere una disponibilità, per applicare questo bollino devo avere una disponibilità in questi portafogli. Quindi andiamo a vedere, consulta i tuoi movimenti di portafoglio. Innanzitutto il sistema mi propone di scegliere uno dei 14 enti che sono presenti appunto le 14 autorità competenti sul territorio regionale. Ecco, ribadisco che non c'è un portafoglio unico, ma io devo caricare un portafoglio per ognuno dei territori dove ho degli impianti. L'importo è ovviamente a mia scelta, nel senso che potrei dire ho tantissimi impianti su cui opero, ad esempio in provincia di Ancona, devo caricare tanti RCE e quindi ci metto, che ne so, 1.000 euro nel portafoglio. Notate bene, non devo mettere per forza un multiplo di 14, che sono i tagli dei bollini, no? Che vanno da 14 euro in su, sempre con multipli di 14. Perché se anche in portafoglio mi rimanesse, una volta che ho trasmesso, che ne so, carico 1.000 euro e trasmetto tanti RCE, per cui alla fine mi rimangono in portafoglio soltanto 5 euro. Mentre il bollino costa 14 euro, il bollino più basso. Non c'è nessun problema, l'importante è che io poi possa avere in portafoglio quello che mi serve per trasmettere gli RCE con bollino che devo trasmettere. Quindi se ho solo 5 euro e devo trasmettere, mettiamo, un RCE con un bollino da 14 euro, dovrò ricaricare il mio portafoglio di almeno 9 euro. L'importante è che io abbia almeno in portafoglio la somma corrispondente al bollino che devo trasmettere. Quindi posso mettere 1.000 euro, posso mettere solo 14 euro, posso mettere 200 euro a seconda di come io intendo gestire il caricamento di questi salvadanai o portafogli, come mi sta più comodo, di quanti soldi voglio tenere fermi, di quanti RCE devo trasmettere a breve e così via. Quindi la prima cosa che faccio è scelgo il portafoglio dove voglio vedere cosa ho fatto, quali sono i movimenti oppure dove voglio caricare dei soldi. Quindi ho scelto ad esempio la provincia di Ancona e tramite questo tasto vengo immessa in una videata in cui fondamentalmente ho la possibilità di consultare i movimenti di questo portafoglio in un dato periodo di tempo. E io mettiamo che voglio vedere i movimenti
dall'1/9/2019, quindi da un anno e passa fa ad oggi. Ecco, il sistema mi mostra una videata in cui mi fa vedere innanzitutto che io il 20 settembre dell'anno scorso ho ricaricato il mio portafoglio per 100 euro e che mi sono stati accreditati in portafoglio. Poi cosa ho fatto? Il 20 settembre stesso ho trasmesso un RCE per un impianto da 72 kW ubicato a Numana con questo codice, pagando 14 euro di bollino. Quindi, come vedete qui, mentre prima avevo 100 euro in ricarica in accredito, qua ho 14 euro in uscita, pagamento, che mi sono stati accreditati, ovvero addebitati. Il 3 febbraio ho trasmesso un altro RCE per un impianto che ha come responsabile il comune di Castelvellino, pagando altri 14 euro, e poi un altro RCE pagando un bollino invece da 56 euro. Ok, poi ho tentato il 16 di novembre di quest'anno un'operazione di ricarica da 280 euro, che però, attenzione, come vedete qua risulta in lavorazione, ovvero non è effettivamente andata a buon fine, non è ancora quantomeno andata a buon fine. Quindi in definitiva io nel portafoglio ho entrate nel periodo che ho selezionato per 100 euro, queste, i 280 non sono effettivamente entrate. Ho uscite per 84 euro, ovvero la somma di 14 più 14 più 56, e quindi ho un credito residuo in portafoglio, nel portafoglio della provincia di Ancona, di 16 euro, che mi bastano, ad esempio, se voglio andare a trasmettere un RCE da 14 euro, un solo RCE. Se devo trasmettere tanti RCE con un bollino da 14 euro, devo fare in modo chiaramente di caricare il mio portafoglio dell'importo, almeno dell'importo che mi serve per pagare tutti questi bollini. Come si fa a caricare il portafoglio? Abbiamo due tasti, come vedete. Inserisci nuovo versamento compensazione bollini e inserisci nuovo versamento con MPay. Allora andiamo a esplorare il primo tasto. Inserisci nuovo versamento compensazione bollini è un tasto che andrà a scomparire, è una funzione ormai residuale. Perché? A che serviva? Serviva fondamentalmente nella prima fase di operatività del CURMIT, che è entrato pienamente su tutto il territorio regionale a aprile di quest'anno, perché l'ultimo ente ad entrare è stato il Comune di Pesaro. Quindi chi avesse avuto in mano all'entrata in vigore del catasto nei vari territori dei bollini acquistati, ecco, che ne so, dal Comune di Pesaro piuttosto che dalla provincia di Ancona, bollini cartacei che avevate già pagato, ma che non avevate utilizzato perché non avevate ancora applicato su RCE trasmessi cartaceamente al catasto, all'ente, potevate convertire quei bollini cartacei ancora in mano vostra in un caricamento, appunto, del portafoglio per la cifra corrispondente. Faccio un esempio: io mi ritrovo 20 bollini cartacei che ho comprato dalla provincia d'Ancona e allora carico il portafoglio di 280 euro, perché dico: cara provincia d'Ancona, guarda, io ho ancora 20 bollini cartacei comprati da te, e quindi li tramuto in un credito di portafoglio da cui poi scalerò via via l'importo corrispondente man mano che ti trasmetto gli RCE. E cliccando su conferma inserimento, appunto, mi ritrovavo in una situazione come quella che vedete nella mia ultima riga. Cioè io ho ricaricato il mio portafoglio di 280 euro, ma finché la provincia d'Ancona a sua volta non controlla, in questo caso MP Parcheggi, il soggetto esecutore, non controlla che anche a lei risulti che ci sono 20 bollini che mi ha venduto e io non ho ancora adoperato perché non sono rientrati su un RCE cartaceo, questo movimento risulterà in lavorazione, cioè fondamentalmente non potrò, non vedrò veramente il mio portafoglio caricato dell'importo finché l'ente non controlla e non dà l'ok. Però questa funzione, come dicevamo, è residuale, perché ormai i bollini cartacei ce l'hai in mano sempre meno dite, perché dovrebbero essersi in qualche modo esauriti. Tramite appunto queste funzioni di caricamento del portafogli già fatte ormai da quasi tutti. Quindi
Quindi questo tasso prima o poi non ci sarà più. Invece la modalità usuale per andare a riempire il mio portafoglio è utilizzare l'altro tasto, inserisci nuovo versamento con MPay. Adesso vi faccio vedere cosa succede cambiando però ditta di test perché altrimenti con la ditta che stavo adoperando adesso mi si blocca perché ho fatto troppe dimostrazioni. E quindi utilizziamo la ditta Mario Marini. Le credenziali che la ditta Mario Marini ha fornito e scelto in fase di registrazione ci mettono nel suo menu dei servizi. Quindi consulta i tuoi elementi di portafoglio, Mario Marini. Deve fare un caricamento sulla, mettiamo, Comune di San Benedetto del Tronto. Deve, caricare il portafoglio del Comune. Go. Mario Marini inserisce quindi un nuovo versamento con MPay e decide di, versare 200 euro nel salvadanaio del Comune. Allora, come vedete, qua c'è il tasto Avvia MPay. Questo tasto ci immette su un ambiente diverso da Kurmit. Ovvero sulla piattaforma di pagamento elettronica della Regione Marche, MPay, la quale piattaforma di pagamento è in un ambiente esterno, appunto, e è utilizzabile autonomamente anche per fare tanti altri pagamenti, non so, per pagare il bollo auto, per pagare delle visite presso l'azienda ospedaliera Marche Nord, eccetera. Quindi noi, ecco, siamo stati ribaltati in automatico, premendo quel tasto, come vedete, sulla piattaforma Marche Payment, che ha, notate bene, una funzione ingegnerizzata appositamente per Kurmit, tant'è che noi premendo quel tasto veniamo qua rimbalzati su un sistema che, guardate un po' cosa fa, io volevo caricare 200 euro sul portafoglio del Comune di San Benedetto e qui mi trovo due importi, uno da 180 euro e uno da 20 euro. E quindi io sto facendo in realtà due diversi pagamenti. Ma me li fa in modo del tutto automatico Kurmit che dialoga con MPay. Perché? Perché da quando è entrato in vigore il Kurmit e quindi da quando il bollino cartaceo è diventato elettronico e non è più cartaceo, appunto, io il 10% di quello che verso per i bollini, per i caricamenti dei portafogli, lo verso in realtà alla Regione Marche. E il 90% lo verso all'autorità competente che ho scelto o al soggetto esecutore da essa delegato. Quindi in questo caso io sto versando per caricare 200 euro nel portafoglio di Comune di San Benedetto. In realtà sto versando effettivamente 180 euro al Comune di San Benedetto o al soggetto esecutore da esso scelto e 20 euro alla Regione Marche. Quindi il 10% alla Regione e il 90% al Comune. E lo ripeto, in modo del tutto automatico ciò avviene. Poi vengo ulteriormente indirizzato, se premo su avanti, sull'ambiente ulteriore di PagoPA, sulla piattaforma PagoPA. Come vedete, io non ho selezionato la modalità di pagamento, quindi non ho messo questo flag e quindi il sistema mi dice seleziona. Se io vado avanti, quindi vado su un ulteriore ambiente che è quello di PagoPA. E il sistema mi dice che sto facendo due pagamenti, appunto 10% alla regione e 90% al Comune di San Benedetto per un importo totale di 200 euro e ci avrò un costo di commissione che dipende dal circuito di pagamento che scelgo. Ok, confermo il pagamento e il sistema mi chiede di inserire il codice fiscale o la partita IVA della ditta, ok, e la denominazione della ditta. Confermiamo. Le ricevute di pagamento saranno a nome di questo codice fiscale e di questa denominazione e il sistema va avanti, come vi dicevo, mi riporta dove? Su PagoPA, che è una piattaforma nota per adesso anche i vari cashback di Natale, eccetera, eccetera. È la piattaforma nazionale dei pagamenti alla pubblica amministrazione. Come vedete qua su che c'è scritto che io sto pagando al Comune di San Benedetto di Tronto, ma con causali multiple di versamento, perché ci sono due causali, una per la Regione Marche e l'altra per il Comune, per un totale di 200 euro. Il sistema mi chiede come vuoi entrare, noi entriamo con la email, ok? Entriamo con la nostra email e a quelle mail verrà inviato praticamente poi la ricevuta dei due pagamenti che faccio. Continuiamo. Accettiamo la privacy. Continuiamo ancora. Ed eccoci qua. Il sistema ci chiede con quale mezzo vogliamo pagare. Allora, il mezzo più semplice per pagare e più immediato è
quello della carta di credito o anche prepagata, adesso lo vediamo. Possiamo però anche scegliere di pagare con conto corrente. Allora, ipotizziamo di pagare con la carta di credito. Noi dobbiamo, vediamo innanzitutto che il sistema PagoPA, quindi il sistema nazionale dei pagamenti, accetta carte di credito dei circuiti che vedete qua e anche prepagate. Quindi se io ho una prepagata, che ne so, del circuito maestro, va bene, ok, ci posso pagare. Quindi qua metto i dati della carta di credito, chiaramente io adesso non li metto, numero, scadenza, codice di verifica e poi il sistema, cliccando su continua, io adesso non lo faccio perché non voglio addebiti, chiaramente non ho carte di credito di prova, il sistema in automatico con le procedure chiaramente previste dalla mia carta, quindi non so se devo mettere un codice di controllo che mi arriva via SMS, eccetera, mi permette di pagare la cifra che ho immesso inizialmente con i due miei pagamenti sdoppiati. E una volta che il pagamento è eseguito, come avviene normalmente per le mie carte di credito, senza che io debba ripetere gli importi, sdoppiarli o altro, vengo rimandato dentro Kurmit e mi ritroverò, come vediamo poi, la riga dell'accredito. Posso pagare anche con conto corrente, come dicevamo. Ecco, se scelgo di pagare con conto corrente, però posso farlo solo se la mia banca è una di quelle qua indicate, quindi Banca Popolare di Sondrio, PostePay, Intesa, eccetera, oppure se aderisce al circuito My Bank. Ecco qua. Il circuito My Bank è un circuito di banche appunto aderenti a questa modalità di pagamento elettronico, ma purtroppo ad esempio non ne fa parte la ex UbiBanca e quindi la ex Banca Marche. E quindi io potrò pagare con bonifico solo se la mia banca è una di quelle indicate qua, lo ripeto, oppure se la mia banca è aderente al circuito My Bank. Per vedere se la mia banca è aderente al circuito My Bank, posso consultare l'elenco che mi si apre qua, oppure andare anche su My Bank, che mi dà proprio un elenco di tutte le banche aderenti, che è ovviamente in continua evoluzione. Quindi magari può darsi che la ex UBI, diventata Intesa, diventata in alcuni casi anche un'altra banca, non mi ricordo se BPR, magari in futuro rientrerà anche lei tra gli aderenti. Comunque io qua mi trovo l'elenco di tutte le banche, ok, e posso controllare se la mia banca c'è, un elenco, ripeto, in continua evoluzione. Ok, facciamo l'ipotesi che io sia un correntista della banca Laudense, la seleziono, la mia banca c'è, ok, cliccando su continua, quello che succede, come vedete, c'è un costo di commissione che avrei avuto anche con la carta di credito, se la mia carta lo prevede. Il sistema mi dice, ok, paghi con diciamo, l'intermediazione di My Bank sul conto, sul tuo home banking, sulla BCC Laudense. E il pagamento sarà gestito da UniCredit, ma non è un problema, perché UniCredit non è altro che, diciamo, il mio intermediario con My Bank, ma io sto pagando sul mio conto corrente, con 50 euro di praticamente di commissione, e posso, cliccando su continua, cosa faccio? Vengo indirizzato appunto all'ambiente home banking della mia banca, su cui però, una volta immesse le mie credenziali, non ho bisogno, è importante ricordarselo, di inserire in alcun modo né l'IBAN né gli importi dei miei due pagamenti. Quindi non devo andare a inserire i 100 per 180 euro l'IBAN del Comune di San Benedetto e per 20 euro l'IBAN della Regione. Queste cose io me le troverò precompilate. Dovrò soltanto andare a inserire i codici e le conferme che il mio sistema di home banking mi richiede normalmente. Quindi innanzitutto userò il password del mio home banking, faccio il login, poi non devo compilare niente. E faccio il pagamento e anche qui, una volta che ho fatto, vengo riportato praticamente a Kurmit. Qualora non avvenisse che io in automatico vengo riportato a Kurmit, quando i miei pagamenti sono andati a buon fine, torno qua, consulta i tuoi movimenti di portafoglio e usciamo un attimo perché rientriamo con la mia ditta di test iniziale, vedrò appunto quello che abbiamo osservato guardando all'inizio i movimenti di portafoglio che avevo su Kurmit.
mettiamo che io appunto ero sulla provincia, o stavo caricando sulla provincia di Ancona, in realtà ero sul comune di San Benedetto, ma non cambia nulla. E appunto cosa ho fatto? Io ho caricato un movimento, facciamo l'ipotesi di 100 euro, e quello che vedrò se tutto è andato a buon fine è che io ho ricaricato per 100, 200, quello che è, e che lo stato del pagamento è accreditato. Quindi quando io vedo qua accreditato vuol dire che effettivamente quei soldi sono stati ricaricati. Quando vedo in lavorazione vuol dire che invece ancora non risultano quei soldi in portafoglio. Allora, siccome vi ho detto che siamo in un ambiente diverso da Kurmit, quando siamo su MPay e quando siamo su PagoPA, c'è la necessità di capire che l'assistenza per questi ambienti diversi li forniscono help desk diversi, non chiaramente l'help desk di Kurmit, né noi direttamente come ufficio impianti termici della regione, ma nella sezione quesiti, FAQ, esempi che vi ho fatto vedere prima, raggiungibile qua dal tasto a sinistra, trovate i recapiti specifici dell'help desk di MPay. Vedete qua, sono sulla pagina quesiti, FAQ, esempi, problemi con il caricamento dei portafogli. Per problemi col caricamento del portafogli, rivolgersi a questi recapiti: pagamenti.mpeiregione.marche.it oppure il numero 0731 24 17 50. Risponde appunto nel desk dedicato, che capisce che cosa non è andato a buon fine, perché può capitare che ci siano dei problemi, come su ogni sistema informatico, ma questi sono i numeri di riferimento. Allora, direi che a questo punto abbiamo finito. L'unica cosa che mi rimane da dirvi è che, appunto, come vi ho detto prima, possiamo accedere alla parte gestionale o tramite questo tasto, mettendo le credenziali dei tecnici o dei delegati, del rappresentante legale che Kurmit ci ha mandato nottetempo, scegliendo in questo caso l'ente prima, oppure possiamo, dalla videata iniziale, come poi vedremo domani, accedere alla parte gestionale inserendo qua direttamente nella seconda parte di login le credenziali che Kurmit ci ha inviato. Ma questo riguarda il gestionale, la parte gestionale, e è un'altra storia. Ok, direi che abbiamo fatto con l'esposizione, quindi siamo aperti a tutte le vostre domande. Quindi prego chi deve fare delle domande di farle. Qualcuno ha posto delle domande via chat, come dicevamo prima. Non potevamo rispondere se non alla fine. Intanto io interromperei la registrazione. Ok. E